Iniziamo con l'oggetto numero 1, aggiornamento sull'attuazione della legge 22 giugno 2016 numero 112 sul dopo di noi. Interroga la consigliera Peppucci, risponde l'assessore Coletto. Prego assessore, prego consigliere. Grazie Presidente. Questa mattina presento questa interrogazione per avere aggiornamenti rispetto all'attuazione sulla legge sul dopo di noi. Infatti la legge 112 del 2016 istituiva il fondo per il dopo di noi proprio per prevedere misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare o perché, queste persone non hanno entrambi i genitori o perché gli stessi genitori non sono in grado di poter assistere e fornire un sostegno adeguato. E la sezione centrale della Corte dei Conti ha fatto un'analisi rispetto all'attuazione della legge sul fondo istituito proprio con la legge dopo di noi. E da questa analisi è emerso che circa 446 milioni di euro stanziati tra il 2016 e il 2022, solamente 240 di euro sono stati effettivamente trasferiti alle regioni perché le stesse non hanno provveduto a rendicontare l'effettiva attribuzione delle risorse ai destinatari. E se vogliamo andare in termini di numeri di beneficiari, risulta che solamente 8.424 persone con disabilità grave hanno usufruito degli interventi finanziati dal fondo per il dopo di noi rispetto a una platea potenziale tra le 100.000 e le 150.000 persone. Pertanto la Corte dei Conti evidenzia un'applicazione della legge purtroppo ancora molto limitata e disomogenea sul territorio nazionale, una situazione che era già stata evidenziata dalle famiglie che si trovavano in una condizione di difficoltà. Termino con specificare che solamente l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, il Piemonte, la Toscana risultano aver ricevuto le somme complessivamente assegnate, perciò la Regione Umbria non rientra tra queste. E accogliamo in maniera positiva il fatto che il Ministro per le Disabilità, onorevole Locatelli, ha istituito proprio un tavolo di confronto volto ad esaminare questa situazione e questa attuazione limitata della legge. Pertanto, assessore, la interrogo per conoscere la situazione aggiornata della Regione Umbria rispetto all'attuazione della legge 112/2016 sul dopo di noi e per sapere quali interventi nell'ambito delle proprie competenze intende adottare al fine di rimediare eventuali mancate erogazioni sul fondo statale sul dopo di noi. Grazie. Assessore, per la risposta. Grazie Presidente. Le risorse trasferite alla Regione dell'Umbria e oggetto di rendicontazione ammontano complessivamente a 4.623.000. Come di seguito declinato, annualità 2016-17 1.924. Decreto del 23-11-2016 1.350. Decreto del 21-6-2017 574.000. Annualità 2018 766.000 euro, decreto del 15-11-2018. Annualità 2019 807.000, decreto 21-11-2019. Annualità 2020 1.124, decreto del 21 dicembre 2020. Di queste, oggetto di rendicontazione sono le risorse riferite all'annualità 16-17-18, pari a un totale di 2.691.000. Quanto alle risorse riferite al 19-20, le stesse sono state programmate con DGR 12.75 del 21 e sono state richieste al Ministero con PEC protocollate 17-12-2021. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica alla Regione dell'Umbria il trasferimento delle risorse con nota del 14-10-2022 per l'annualità 2019 per un importo pari a 807.840.
con successiva PEC del 25/10/2022 per le annualità 2020 per l'importo pari a 1.124.640. Quanto alle risorse riferite all'annualità 2021 pari a 1.308.920, si precisa che le stesse non sono state trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione dell'Umbria. Mi discende che ad oggi le risorse sulle quali si deve rendicontare sono pari a 1.924.500 annualità 16, 17 e 18. Le risorse riferite all'annualità 19-20 sono state trasferite alla Regione dell'Umbria a dicembre 2022 e a loro volta sono state liquidate i comuni capofila di zona sociale come di seguito definito. Con delibera direttoriale del 25/1/2023 sono state trasferite le risorse per l'annualità 2019. Con delibera direttoriale 794 del gennaio 23 sono state trasferite le risorse dell'annualità 2020. I comuni capofila di zona sociale sono stati invitati a pubblicare gli avvisi pubblici al fine di consentire alle persone con disabilità destinatari dell'intervento di poter presentare la relativa richiesta di interventi. Detti avvisi pubblici sono stati pubblicati in alcuni comuni capofila di zona sociale, in fase di pubblicazione in altri comuni. La fase attuativa sono state rilevate criticità che attengono a tema a coordine di problemi. La pandemia ha inciso in maniera preponderante nella costituzione del co-housing ed ha determinato la chiusura di quelli che si erano costituiti in zone particolarmente virtuose, determinato inoltre l'interruzione di servizi di sollievo, weekend, fuori famiglia e altri, e i percorsi di inclusione sociolavorativa. Secondo poi, i comuni capofila di zona sociale hanno rappresentato nel percorso attuativo della misura la difficoltà e le resistenze riscontrate dalle persone e dalle famiglie umbre a progettare percorsi del dopo di noi tipo co-housing. La parcellizzazione, imputazione percentuale in fase di programmazione delle risorse finanziarie regionali, delle risorse appunto, previste dai decreti ministeriali, costituisce un limite ed un rallentamento all'attuazione della misura, così come natura annuale delle stesse rispetto alle possibilità costituite dal co-housing, che per loro natura necessitano di risorse continuative. La Regione dell'Umbria, ecco perché è importante che intervengano i LEPS. Qualora ci fossero i LEPS, che sono i livelli essenziali di assistenza del sociale, per forza di cose ci devono essere le coperture finanziarie a garantire la continuità dell'erogazione di queste prestazioni. La Regione dell'Umbria ha nel tempo cercato di facilitare i percorsi di avvicinamento delle persone e delle famiglie alle misure di cui la legge 112/2016 ha accompagnato i comuni capofila di zona sociale nel sostenere l'attuazione. A seguito degli incontri bilaterali negli uffici ministeriali con tutte le regioni nel mese di febbraio del corrente anno, sono stati infatti due incontri con i comuni capofila di zona sociale, tesi a sollecitare un'adeguata risposta in termini di tempistica e attuazione della misura. I comuni capofila di zona sociale sono stati sollecitati a produrre l'intera rendicontazione delle risorse riferite al 2016-2017 entro giugno di quest'anno, a produrre una proposta di rimodulazione delle risorse non spese riferite all'annualità 2018 che dovrà essere approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In merito alla programmazione futura delle risorse destinate alla Regione dell'Umbria, al fine di apportare correttivi che rispondano ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche in considerazione del mutato contesto socio-economico dell'attuazione sino ad oggi sperimentata, sono stati fatti nel mese corrente incontri con 12 comuni capofila di zona sociale e con gli uffici ministeriali finalizzati a individuare modalità ed elementi risolutivi delle criticità riscontrate. Grazie. Grazie per la replica, consigliere Peppucci. Brevemente, perché avevo sforato nei tempi dell'illustrazione,
Grazie Assessore per la risposta, grazie per l'attenzione che la Giunta e lei state mettendo rispetto a questo tema, che la raccomandazione che io le faccio, l'invito è quello che possa essere costante, perché c'è una fame di risorse, c'è una fame di risorse rispetto alle persone che vivono una condizione di disabilità e che magari hanno difficoltà nell'accedere a servizi, nel poter vivere una vita dignitosa. Pertanto assistere a situazioni dove risorse che potrebbero essere nostre poi ritornano indietro, insomma, lascia un po' l'amaro in bocca. Pertanto Assessore, la ringrazio per l'attenzione e con l'auspicio appunto che situazioni del genere per la nostra regione, ma in generale per il territorio nazionale, non si verifichino più. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 2, informazioni in merito al credito maturato dall'azienda ospedaliera di Perugia nei confronti di Petroleos de Venezuela S.A. e dell'Associazione per il trapianto di midollo osseo Ollus. Interroga il consigliere Mancini. Grazie Presidente, caro Assessore, abbiamo parlato tante volte di debiti nelle nostre ASD, nelle nostre aziende ospedaliere, oggi parliamo di crediti. Crediti che tra l'altro sono dovuti e non da oggi, quindi si pone un tema significativo, che è quello che le nostre aziende ospedaliere, le nostre ASD hanno nei loro bilanci crediti verso da soggetti che puntualmente e più di una volta non onorano le loro pendenze nei confronti delle nostre amministrazioni sanitarie. Questo è un caso significativo che tra l'altro ringrazio anche il messaggero che lo ha portato alla cronaca il 21 gennaio 2023. Nello specifico l'atto, il 1639, firmato anche dalla collega Puletti, parla di informazioni in merito al credito maturato dall'azienda ospedaliera di Perugia nei confronti di Petroleos de Venezuela S.A. e dell'Associazione per il trapianto di midollo osseo Ollus. E quindi andiamo a leggere un po' le questioni. Vista la deliberazione del direttore generale dell'azienda ospedale di Perugia, che ringrazio perché questa deliberazione a pochi mesi dal suo arrivo trova una sua significativa attenzione in questo tema, cioè i crediti di coloro che devono pagare la nostra azienda ospedaliera, cosa che non è stato fatto in passato, come meglio leggeremo. Appunto, con la deliberazione numero 45 del 19 gennaio 2023, con la quale è stato affidato l'incarico per il recupero del credito maturato dalla medesima azienda ospedaliera nei confronti di Petroleos de Venezuela S.A., di seguito definita PDVA S.A., e dell'Associazione del trapianto di midollo osseo, di seguito definita ATMO. Precisato che l'obbligazione scaturisce dalla mancata corrisponsione da parte di ATMO all'azienda ospedaliera di Perugia del costo di tutte le prestazioni sanitarie erogate, comprendenti le fasi di pre e post trapianto, il regime ambulatoriale di day hospital o di ricovero sulla base di un protocollo d'intesa sulla cooperazione sanitaria internazionale nel campo dell'oncologia, ematologia e trapianto di cellule staminali emopoteiche, dovrebbe essere emopotraiche, adesso non so se è giusto, a favore di pazienti provenienti da Venezuela, sottoscritto in data 2 agosto 2016 da PDVSA e ATMO, l'azienda ospedale di Perugia. Considerato che in forza del sopracitato protocollo di durata biennale, la PDVSA a mezzo di ATMO, in caso di presa in carico del paziente, si impegnava a pagare il costo di tutte le prestazioni sanitarie erogate rientranti nell'ambito del suddetto protocollo. Preso atto che l'azienda ospedale di Perugia vanta un credito di euro 2.255.888,55 nei confronti di PDVSA e ATMO, maturato nel periodo 2018-2021, così come risulta dalle fatture emesse dalla medesima azienda ospedaliera nei confronti di ATMO. Tutto ciò premesso, Assessore, si interroga la Giunta per avere informazioni in merito al credito, ripeto, di euro 2.255.888,55
888,55 maturato dall'azienda ospedale di Perugia nei confronti di Petroleos di Venezuela S.A. e dell'associazione per il trapianto di midollo osso Ollus, anche in riferimento alle eventuali responsabilità amministrative interne all'azienda ospedaliera di Perugia, che ovviamente secondo me non rientra in un attuale quadro sanitario, perché l'iniziativa è dell'attuale direttore generale. Grazie. Assessore. Grazie Presidente. Con la sottoscrizione del predetto protocollo, che è avvenuto con il governo appunto del Venezuela il 27/5/2010, si sarebbe attivata una cooperazione sanitaria fra le parti che prevedeva l'erogazione delle prestazioni medico-chirurgiche sanitarie ritenute necessarie secondo i consolidati protocolli terapeutici internazionali da parte dell'ematologia con trapianto in midollo osseo e oncomatologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Perugia per interventi di trapianto di cellule staminali emopoietiche a beneficio di pazienti provenienti dal Venezuela, previa valutazione sulla base dell'iter diagnostico terapeutico del paziente, dei criteri di elegibilità alla procedura trapiantologica. La tipologia dei trapianti da realizzare avrebbe potuto riguardare il prelievo di cellule staminali emopoietiche da parte del paziente, trapianto autologo, da parte di familiare compatibile, trapianto allogenico, da donatore familiare, da donatore compatibile non correlato, trapianto allogenico, da donatore volontario o l'utilizzo di sangue cordonale. Nell'ambito del complessivo percorso terapeutico rientravano altresì tutti i trattamenti precedenti e le prestazioni erogabili ai fini di controlli preliminari agli interventi e quelle legate al decorso post-trapianto, alla valutazione dell'idoneità della donazione e alla procedura stessa di donazione delle cellule staminali emopoietiche dei donatori familiari da effettuarsi in regime di hospital o ricovero, nonché quelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si rendevano luogo necessarie, quali aggiuntive o d'alternativa dei ospiti, ad insindacabile giudizio dei responsabili, evidentemente dei primari dell'ematologia, con trapianto in midollo osseo e oncomatologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Perugia. Nella dichiarazione di intenti del suddetto accordo era previsto, tra l'altro, che le regioni italiane, ai sensi dell'articolo 32, legge 499/97, favoriscono politiche inerenti alla collaborazione in materia sanitaria ed in particolare le prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea in relazione alle quali non esistano o non siano facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento delle specifiche gravi patologie. All'incontro tenutosi a Perugia nell'ottobre 2012 con i rappresentanti dell'ATMO e dell'FTMO, oltre che della PDVSA, la Regione dell'Umbria e dell'azienda ospedaliera, ognuna per i propri ruoli istituzionali, hanno espresso la loro disponibilità ad accogliere la richiesta volta ad attivare una cooperazione sanitaria in favore di pazienti venezuelani affetti da patologie ematologiche. Considerato che l'apicalità dell'ematologia con trapianto in midollo osseo e oncomatologia pediatrica in questa azienda ospedaliera sono centri di riferimento nazionale ed internazionale per il trattamento di pazienti affetti da patologie ematologiche, i direttori delle predette strutture complesse presenti al suddetto incontro avevano dato la loro disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture complesse i pazienti provenienti da Venezuela affetti da patologie ematologiche, vista la comunicazione via mail del 27 agosto 2013 con la quale il dirigente del servizio programmazione e comunicazione e sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera della Regione dell'Umbria, avendo acquisito il parere del Ministero degli Affari Esteri riguardo alla compatibilità della proposta con legislazione vigente, comunicava di poter procedere alla sottoscrizione del predetto protocollo di intesa. Quest'ultimo venne siglato in data 30 maggio 2014 per una durata di 2 anni. Le varie associazioni di cui sopra si facevano carico di tutti i costi relativi ai trattamenti sanitari, viaggio e soggiorno dei pazienti e loro familiari, nonché di quelli relativi alla formazione del personale medico
ed infermieristico venezuelano che avrebbe effettuato periodi di aggiornamento presso le strutture complesse di ematologia con trapianto di midollo e oncomatologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Perugia. Più in particolare, le associazioni suddette, nel caso di presa in carico del paziente per un percorso diagnostico terapeutico nell'ambito oncomatologico, si impegnavano a pagare all'azienda ospedaliera di Perugia il costo di tutte le prestazioni sanitarie erogate, comprendenti le fasi di pre- e post-trapianto in regime ambulatoriale, di day hospital o di recovero. I predetti costi, stabiliti in virtù dei sistemi tariffari regionali, determinati in base di RG vigenti, venivano determinati in relazione alla tipologia trapiantologica. A conclusione del ciclo terapeutico di ogni paziente, l'azienda ospedaliera di Perugia deve mettere le relative fatture ad ATMO, comprendenti le eventuali giornate di ricovero oltre la soglia prevista dal DRG, che dovevano essere corrisposte oltre la cifra predeterminata entro 40 giorni al ricevimento della fattura. Eventuali altri ricoveri dovuti a complicanze gravi o ad ulteriore procedura trapiantologica sarebbero dovuti essere addebitati ad ATMO previa emissione di fattura da saldare entro 40 giorni dal ricevimento. La Regione dell'Umbria, dal canto suo, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si impegnava a garantire la supervisione e il monitoraggio delle azioni intraprese congiuntamente dai soggetti sottoscrittori del predetto protocollo della base di relazioni annuali presentate dai soggetti attuatori, e si impegnava a concordare con l'azienda ospedaliera di Perugia iniziative di formazione e di aggiornamento del personale sanitario venezuelano sia in Italia che in loco. Tale protocollo veniva poi prorogato per un ulteriore biennio con la delibera 389 del 27/7/2016 fino al 2 agosto del 2018. A decorrere dal 2018, ATMO non provvedeva al pagamento di numerose fatture emesse dall'azienda ospedaliera di Perugia e relative alle prestazioni della stessa erogate a favore di pazienti venezuelani. Pertanto, l'azienda ospedaliera di Perugia, nell'anno 2019, provvedeva a inoltrare sollecito il pagamento allo stesso modo negli anni successivi. 2020, 2021 e 2022 sono stati inoltrati solleciti che tuttavia sono rimasti inevasi, in quanto il destinatario ATMO non è risultato reperibile. Ad agosto 2021 l'azienda ospedaliera di Perugia provvedeva a prendere contatti con l'avvocato Lomboni del Foro di Milano, individuato quale professionista in possesso della specifica competenza ed esperienza, cui conferire uno specifico incarico per il recupero delle somme, con deliberazione numero 45 del 19/1/2023. L'azienda ospedaliera di Perugia conferiva mandato difensivo al predetto professionista. Grazie. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Mancini. Assessore, ho ben capito. L'azienda ospedaliera, non vedendo pagare le fatture, faceva dei solleciti. Dico bene? Ne ha fatti per 3 anni i solleciti. Ho capito bene? La Ollos ATMO non c'è? Non esiste? Non si è trovata, da quello che ho capito? E che aspettiamo a denunciare la Procura della Repubblica? Cioè, aspettiamo 3 anni? E i revisori dei conti di regione, e parlo di direttore di prima, 3 anni per avere 2,5 milioni? Fermo restando, Assessore, che nessuno in questa interrogazione, come lei ha anche nucleato, anzi, questi bambini sono stati curati perché in questa azienda ci sono le migliori, penso, professionalità d'Italia su queste patologie. L'ho sempre detto, l'ho sempre riconosciuto. L'ematologia umbra vanta una tradizione di grande eccellenza, non solo con le sue strutture, ma soprattutto con il suo personale. E penso che quello che noi abbiamo appreso dai giornali, Assessore, non può finire nel normale burocratese. Deve finire a carte bollate. Ci deve finire. Perché sicuramente questi accordi sono fra stati, fra istituzioni, e magari questi stati hanno anche pure pagato. Bisognerà capire se oggi, dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni, cioè dobbiamo prendere iniziativa di un legale quando questi impagavano già il 2018? Cioè, questa non è una cosa che diciamo può finire nelle normali pieghe contabili dei bilanci. Deve finire l'autorità contabile e dalla magistratura,
perché bene o male la nostra azienda ha fatto la sua parte, gli uomini e le donne della nostra azienda ospedaliera, le loro professionalità, la loro umanità è stata ampiamente a beneficio di questi giovani pazienti e il buon Dio chiaramente ce ne sarà grato di questi, però poi ci sono responsabilità che ovviamente spettano alle istituzioni. E dispiace capire, e quindi ringrazio il dottor De Filippis di questa iniziativa, mi risulta essere la prima concretamente, e ci dobbiamo domandare perché quelli di prima non l'hanno fatto. Quindi la invito caldamente, come iniziativa politica, politica non amministrativa, di fare luce su questa questione che in qualche maniera riconosce in modo indiscusso l'onore e il merito del personale sanitario dell'azienda ospedaliera per la loro missione, che malgrado, diciamo in questo caso, ma non il non sostegno di questa associazione, è comunque andata avanti. Quindi la nostra umanità e la nostra professionalità ci onora, però poi ci sono gli aspetti contabili che purtroppo dobbiamo farci conti, e soprattutto anche le responsabilità. Io credo che questa vicenda, assessore, non può finire qui in aula, e quindi la invito a prendere tutte le iniziative doverose in tutte le istituzioni per chiarire le responsabilità, per onorare il merito del nostro personale sanitario all'interno dell'azienda ospedaliera. Grazie.